Avete risolto? Ci sono 2 o 3 giorni di pausa per vedere un po' il punto della situazione? Ieri abbiamo fatto le verifiche del caso, abbiamo controllato in particolare tutte le morse di tutte le seggiole. Stamattina sono iniziati i lavori di sostituzione di quei componenti che avevamo trovato più che difettosi, usurati perché non sostituiti, e appena terminati i lavori di sostituzione di questi componenti l'impianto può essere riaperto al pubblico, fatte le necessarie verifiche. Come usurati? Non stavano lavorando, non hanno fatto la revisioncina sulle fondari, quindi che hanno messo pezzi usati o pezzi deteriorati? Questo non lo so perché i lavori di revisione non li ho seguiti, adesso vediamo di capire meglio quello che è successo. Vi cercate un po' di responsabilità, visto e ripeto nuovamente che i lavori della piccola revisione sono stati fatti anche dalla SACMIF con un'altra gestione, insomma si è lavorato e desumo insomma che siano uscite anche delle risorse. Ma io devo fare una relazione tecnica sull'inconveniente perché c'è stata un'interruzione del pubblico esercizio, e questa relazione la devo mandare agli organi competenti, che sono organi di sorveglianza e controllo. Dopodiché quello che succede dopo in termini di responsabilità non lo so, non è compito mio occuparmene, insomma, vediamo. È un impianto molto vecchio e anche realizzato molto male quando è stato realizzato nel 92, sono stati fatti i lavori di... È stata fatta male questa piccola revisione, questa revisione provvisoria che è stata fatta su giudizio? Non lo so, a mio giudizio una cosa è certa, che quei componenti di cui parliamo, e poi sono cuscinetti di rotolamento, dovevano essere sostituiti per come fu fatto nella revisione speciale del 2002, perché sono componenti soggetti a questo tipo di usura, quindi dopo un certo periodo di tempo vanno sostituiti. A proposito di norme relative alla sicurezza, anche alla relazione che lei dovrà fare, come mai non sono intervenute, così come dice recita il regolamento, 4 squadre di operai con 4 componenti alcuna, ed il tempo che intercorre sono circa 2 ore e mezza? Questo non è che lo dico io, lo dice il regolamento che avete voi nella vostra convenzione. Quindi se fosse capitata una giornata con la bufera, voi in 2 ore e mezza o 4 squadre, dove le prendevate, visto che non c'era nessuno? No, questo no, non è così. Allora, il regolamento esercizio prevede l'operatività di un certo numero di squadre. 4 sono. In funzione del tipo di impianto. Abbiamo, d'accordo col capo servizio, abbiamo allertato correttamente tutto il personale tecnico, i dipendenti del centro turistico destinati a questa attività di soccorso, e naturalmente abbiamo anche allertato il soccorso alpino sia del CAI che della Guardia di Finanza. Nel frattempo però, poiché si era già capita quale fosse la causa dell'inconveniente e il modo per ripararlo, il capo servizio ha provveduto opportunamente, ed è stato anche molto bravo, a sostituire il pezzo rotto, e questo ha consentito di scaricare la linea, come si dice in gergo, cioè di riportare a monte tutte le persone che erano rimaste sui veicoli fermi in un tempo molto contenuto. Cioè no, fatto sta che le 4 squadre non erano disponibili. No, non è che non erano disponibili, ha cominciato a operare una squadra, ha fatto l'evacuazione, mi pare, o di 2 o di 3 seggiole immediatamente, dopodiché si è fermata perché sapevamo che i tempi di ripresa del servizio sarebbero stati più brevi. Le operazioni di soccorso, che sono operazioni di soccorso aereo, quindi con discesa con tecniche alpinistiche dalle seggiole, sono sempre operazioni che comportano un certo rischio, oltre che un certo stress anche per gli stessi viaggiatori. Quindi quando è possibile evitarle, come in questo caso, rispettando i tempi che la legge consente cioè richiede che vengano rispettati, si fa così. Io direi, da questo punto di vista, non ci sono stati problemi, anzi, e neanche elementi di criticità, anzi c'è da fare i complimenti a tutti quelli che hanno lavorato, perché hanno fatto secondo me un buon lavoro. Se poi la domanda è quella di sapere se il personale in servizio agli impianti è sufficientemente preparato per fare le operazioni di soccorso, io rispondo in generale di sì, ma dico pure che non sono mai troppe le esercitazioni che si fanno da questo punto di vista. Noi ne facciamo periodicamente un certo numero, sono secondo me ancora poche rispetto a quelle che andrebbero fatte, però non ritengo che ci siano elementi di criticità per questo aspetto, assolutamente. Ecco, ci sarebbero, insomma, ma pare oramai cosa certa, 3 o 4 vie legali, no? di quelli che sono rimasti appesi, sono 3 o 4 persone che hanno deciso.
deciso di andare avanti, insomma, di non farla cadere questa cosa. Voi come vi comportate? Di questa cosa io vengo a conoscenza adesso perché francamente non lo sapevo. Per quello che so io, per quello che sono le mie conoscenze e anche esperienze di questo tipo, non ritengo assolutamente che ci siano elementi per come posso dire, avanzare richieste di risarcimento verso la società che gestisce gli impianti in relazione alle operazioni di ripresa del servizio che sono state fatte sabato. Se poi il motivo del ricorso eventuale è diverso, questo non lo so. Questa mattina una riunione con il SIN, una riunione tecnica su cosa, Cortese? No, ci siamo, poi in realtà non c'è stata nessuna riunione, ci siamo sentiti con funzionari e dirigenti per naturalmente per approfondire un po' la problematica che riguarda la sostituzione della seggiovia delle Fontari, perché io ho detto, lo scrissi già anni fa, l'ho ripetuto nel tempo, questa volta ho detto in modo anche abbastanza perentorio che per me questo deve essere l'ultimo anno di esercizio di questa seggiovia, che va assolutamente cambiata perché è un impianto nato male in sostanza, quindi va sostituito assolutamente entro l'inizio della prossima stagione invernale, perché non è più possibile tenerlo tranquillamente aperto al pubblico. Tranquillamente tra virgolette, per insomma, per chi ci vede lungo, significa che non c'è quella sicurezza, cosa che se ne parlava già dal 2012, perché è fatto in fretta, di furia, insomma fatto per cercare di riaprire la stagione, no? Con particolari problemi già segnalati, quindi è così. C'è una legge dello Stato che ha consentito per alcune scadenze previste dalla legge l'acquisizione di una proroga, no? Sui termini di scadenza, e questa proroga è stata utilizzata anche in questo caso per l'impianto delle Fontari. Per avere la proroga si è dovuta fare una revisione straordinaria, che è quella di cui parlavamo prima, che si è conclusa a dichiarazione di chi l'ha fatta con esito positivo. Che voto darebbe ora, non perdiamo tempo, a questo tipo di revisione che è stata fatta da 1 a 10? Che voto darebbe, Cordes? Le prometto che glielo dico nel momento in cui avrò a disposizione tutte la documentazione della revisione, che ancora non mi è stata. Quando data. Rimarranno appesi altri 50 o 30 sciatori, visto insomma che la stagione potrebbe andare avanti? Noi non lavoriamo per far sì che rimangano appesi sciatori. Questi episodi capitano, e capitano anche in impianti nuovi in tutte le parti d'Italia. Stiamo dall'inizio della stagione, come va fatto correttamente, stiamo operando, raddoppiando e anche triplicando quei controlli periodici che servono e che si operano normalmente per evitare questo tipo di inconveniente. Speriamo ovviamente che non succeda più. Se quando riapriamo la seggiovia al pubblico esercizio, sarà possibile farlo in sicurezza, diversamente io non la apro. Allora, da ultimo, questa è veramente l'ultima domanda, su un impianto obsoleto, vecchio e anche poco sicuro, tra virgolette, ci avete speso qualcosa in più? Avete fatto qualche miglioria di recente? No. Qualche piccolo nuovo investimento? Sull'impianto delle Fontari? Sì. No, assolutamente no. No, no. Quindi è rimasto così com'era, insomma, con la piccola revisione che... Sì, perché non era previsto di fare altre cose. I lavori che era stato previsto di fare sono quelli fatti in revisione. Adesso, quando avrò visto bene i documenti tecnici, vi saprò dire il voto, ma ve lo dico sinceramente. Ah, qui dobbiamo aspettare, insomma. Ma io credo che avverrà presto, perché adesso la società me le darà queste carte, le vediamo, e poi promesso che vi dico il voto.